Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Stavo vedendo se stava registrando. Allora, dopo tantissimo tempo, vi faccio vedere un po' tutti i miei acquisti, anche prima di Natale in realtà, ma che comunque in questo periodo troverete in saldo, quindi ve li faccio vedere lo stesso. Alcuni sono regali di Natale e comunque appunto perché li troverete in saldo, quindi comunque è un video che può esservi utile se vi piace qualcosa. Allora, iniziamo subito col video. Io proverò a indossare tutto. Magari le clip non le giro oggi perché la luminosità non è proprio fantastica. Poi vediamo un attimo dopo. Così appunto potete vedere un po' tutto. Iniziamo subito. Sono un po' circondata da cose, comunque inizio da quelle che ho qua davanti e poi magari vi faccio vedere tutto il resto. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo ed è un poncho che mi ha regalato mia mamma. Per Natale, l'ha preso dal negozio che si chiama Ego, che si trova qui da queste parti, ed è praticamente di Laura Biagiotti, quindi sicuramente lo troverete anche in giro, per esempio al Globo, in questi negozi così, credo. Ed è praticamente questo bel poncione gigantesco, che adesso così sembra una coperta, non ci capirete niente, con i bordi così tutti sfrangiati, però a me è piaciuto tantissimo, infatti mi piace proprio. Non l'ho ancora indossato sinceramente perché questo qui mi piace più da solo, diciamo, quindi verso primavera, che posso utilizzarlo sopra all'abbigliamento invece di metterlo sopra le giacche. Però comunque è super 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 morbido e infatti mi piace veramente tantissimo. L'etichetta non c'è, non so dirvi, ah sì, c'è l'etichetta, ma il prezzo naturalmente è coperto, quindi non so dirvelo. Comunque, appunto, è di Laura Biagiotti. Se vi interessa, lo trovo super, un regalo super, super utile. Mi scuso già da adesso se ho dimenticato qualcosa, ma oggi è 23 di gennaio, quindi sto girando questo video un po' in ritardo. E proprio per questo, insomma, se ho dimenticato qualcosa è perché già l'ho utilizzato sicuramente e appunto perché è passato tanto tempo, quindi un po' di cose le ho spostate, non ce l'ho più nel posto dove ce l'avevo all'inizio. Poi mio fratello, tra Natale e compleanno, mi ha regalato questa fantastica tuta della Fendi, cioè mi ha regalato il top grigio, molto molto semplice, Freddy, questo qui. Anche di questo non so dirvi assolutamente il prezzo, però mi è piaciuto veramente tanto. Questa è una taglia S e per me è precisa, è perfetta. Mi piace tantissimo questo tessuto, anche questa non l'ho ancora utilizzata perché devo fare una buttata di tute vecchie e poi posso iniziare a utilizzare queste nuove, che veramente io adoro questa tuta. Mi è un regalo veramente super gradito. Non guarderà mai questo video, ma se lo starà guardando è un regalo super gradito. E poi mi ha regalato anche il leggings molto semplice, nero, lungo, elastico, elasticizzato, con il simboletto. Della Freddy qua, e veramente questo io, sul sedere c'è il simbolo, però io veramente lo adoro, molto semplice, però proprio per questo mi piacciono le cose semplici, e soprattutto i leggings di marca, o comunque di buona qualità anche se non di marca, si capiscono subito perché non sono trasparenti, quindi super super apprezzati. Poi un altro regalo che mi è stato fatto sempre per il compleanno, questa l'ho utilizzata a Capodanno, infatti sul mio Instagram avete già la foto pubblicata dai primi di gennaio, è questo top con la parte davanti in paillette, con questo disegno di paillette coprente, e poi è tutto trasparente sia sulle maniche, quelle qua, sia sulla schiena. È veramente veramente bello. Questo l'ho usato veramente subito perché ho detto se non lo uso a Capodanno quando lo metto, però anche come sottogiacca così per una serata particolare è molto molto bello, mi è piaciuto tanto e quindi anche questo vi ringrazio a tutte. Poi la mia amica Giulia mi ha regalato questa pochette di Primark, molto carina, che utilizzerò sicuramente. Questa qui mi sembra più da matrimonio, insomma. Vabbè, molto molto semplice, così. E quindi anche questa ha questo lavoro così che mi piace veramente, veramente tanto. Non fate caso allo smalto, appena finisce il video lo vado a cambiare. Poi
Queste sono cose invece che ho acquistato io. Allora, da Callio, tra i negozi sono Calliope, H&M, Tezenis, ve li dico mano a mano perché è tutto mischiato. Allora, ho acquistato questa maglia che a vederla così non sembra niente di che, ma la sua particolarità. Che mi è piaciuta tanto è appunto che ha le maniche a palloncino che vanno tanto quest'anno. Mi è piaciuta subito tantissimo addosso, so per certo che c'è ancora e la trovate in saldo a una cosa come 6 euro, 5 euro. Molto molto bella, c'è di diversi colori, quindi questa ve la straconsiglio se vi piace. E appunto l'ho comprata io con i saldi. Sempre dallo stesso negozio ho preso questa gonna che mi piace un botto proprio, che è una minigonna rossa di pelle sintetica. Questa qua io l'ho pagata una cosa come. Allora, c'era lo sconto del 30% più avevo 5 euro, quindi da 19,99 meno il 30% l'ho pagata 14 euro, 14 meno 5 l'avrò pagata appunto 9,8 euro. Circa ed è veramente veramente bellissima. Questa la vedrete indossata e cioè è veramente bella bella. L'avevo vista una ragazza a una serata e praticamente mi sono innamorata. Infatti l'avevo vista in negozio, però poi avevo deciso di non prenderla alla fine e quando l'ho vista a questa ragazza mi sono precipitata. Per fortuna l'ho trovata, avevo anche 5 euro super scontata, non ho potuto non prenderla assolutamente. Poi ho ricevuto un po' di regalini da Calzedonia da due mie amiche diverse e le ringrazio entrambe. Allora, questa qui è una, sono le calze, quelle di appunto di Calzedonia, hanno questo disegno qua che credo che si state vedendo, veramente super belle. Anche queste non ho avuto modo di mettere la gonna, me la date qualche giorno dopo il mio compleanno, quindi a gennaio non ho avuto modo, ma perché appunto avevo degli impegni, dovevo studiare, sono uscita pochissimo, ma assolutamente, assolutamente le metterò appena riesco. Sempre la stessa amica mi ha regalato i calzini, no, questi di qua, questi calzini, così brillantinosi con i pomponini, che non so se voi vedete, un po' brillanti, mi piacciono un sacco. E poi quelli con i fiocchetti, eccoli qua, ce li avevo già neri, questi sono grigi e mi piacciono tantissimo. E poi ho ricevuto questi calzini argentati, anche questi super semplici e mi piacciono tanto, super super belli. E poi le parigine, anche le parigine non ho avuto, queste sempre con il fiocchetto, non ho avuto modo di metterle, ma le metterò molto presto perché mi piacciono veramente tanto. E poi volevo fare il video anche per farvi vedere le cose, infatti mi dispiace che ci ho messo così tanto tempo. Poi ho ricevuto questa crema dell'Elborario alla rosa, non l'ho ancora provata, ma mi sembra veramente buona e l'odore è fantastico, mi piace tantissimo. Ho ricevuto tutti i regali belli quest'anno. Ho ricevuto questa palette della Pupa che, ragazze, quando l'ho vista sembravo una bambina nel paese dei balocchi. È questa qua, Shiny. E praticamente adesso io non so come fare per farvela vedere, facciamo così. È bellissima perché, allora, praticamente, vediamo quello che vedete. Ah, questa parte con tutti i rossetti che potete modificare. Ok, forse è così, tanto non vi cieco. Allora, questa parte qua con tutti i rossetti che potete modificare e mischiare tra di loro, bellissima. Poi ci sono due gloss che sono veramente grandi, guardate che belli. Poi abbiamo lip primer e lip cream, quindi il primer e i rossetti. E poi abbiamo contouring e strobing e blush da questa parte, quindi tutta questa parte qua. Sto diventando scema per farvela vedere. Poi abbiamo gli ombretti, i correttori, tutta questa parte qua, che è fatta appunto composto da ombretti, correttori e la parte olografica, che è questa qua che parte dal nero praticamente, dovrebbe essere questa riga qua, eccola qua, questa. Poi abbiamo questi qui che sono per fare le sopracciglia e i correttori. È molto utile avere una palette del genere, anche se vi capita magari di truccare le vostre amiche, perché poi uno non sempre
ha correttori e cose di tutti i colori. Non l'ho ancora provata, non so se è buona oppure no, ma sono letteralmente impazzita. Adesso voglio finire un po' di palette che ho già e poi iniziare questa. E poi da H&M ho preso questo abitino veramente bellissimo, ho pagato 10 euro. Un cavolo, che è un abitino appunto di velluto, super super carino, super super festoso, ma si può usare tranquillamente tutto l'inverno, poi a me il velluto piace tantissimo. La particolarità è questo scollo così a V sulla schiena, che lo rende molto molto particolare, e quindi questo è veramente super bello, mi piace tantissimo. E non so se è tantissimo, cioè, dico sempre mi piace tantissimo, ma è vero. Poi mio cugino mi ha regalato un lettore DVD che adesso non vi faccio vedere perché è montato. E un'altra mia amica mi ha regalato delle tisane, anche quelle non ve le faccio vedere perché sono a posto. E poi, allora, prima che squillasse il telefono, vi stavo facendo vedere questo maglione rosso, che è quello che indosso nel video di Natale, in collaborazione con le mie amiche, che potete andare a vedere se vi va. Ve lo lascio nelle schede. È questo maglione rosso, super semplice. Anche questo non costa niente praticamente adesso in saldo, perché il prezzo iniziale era di 19,90, se non mi sbaglio, adesso costerà boh, 10 euro massimo. Questo l'ho visto qualche giorno fa, c'è anche in altri colori, quindi credo che lo troverete ancora. Poi, sempre da H&M, avevo preso un altro abito, che è questo qui, super carino, questo l'ho messo a Natale. Che mi piace veramente tantissimo, mi sono tirata la stampella in faccia, è super carino, è bello bello bello, e anche questo poi lo vedrete indossato nella clip che ci sarà nel video. Poi un altro regalo è stata una collanina che ho messo qua, questa qui della Saga Po, con la scritta appunto Happiness e Be Happy, che è veramente veramente carina, mi piace tanto anche questa. E poi, sempre lei mi ha regalato una palla di Natale che vedete qua dentro, con smaltino, rossetto e mascara. Questi qui sono ottimi, me li porto in palestra perché sono in mini size, quindi se mi serve qualcosa ce l'ho direttamente in borsa. Da The Zenith ho preso questa maglia qua, bianca, Fight, Defeat, Win. Molto carina, di queste aperte ai lati. Per andare in palestra, sport, quindi sport. E questi erano praticamente i regali che io ho ricevuto. Spero di avervi fatti vedere tutti. Se non ve li ho fatti vedere tutti, ve li faccio vedere in un prossimo video. In ogni caso, volevo dirvi che sto dividendo questo video in due parti, perché poi ci sono proprio gli acquisti con i saldi che invece ho fatto ultimamente e ve li faccio vedere in un video a parte che registrerò comunque adesso. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere quello che vi è piaciuto di più. Queste non ve le ho fatte vedere, ve le faccio vedere adesso. E sono le calze, queste qui, le guardate, che sono veramente bellissime, prese da The Zenith. Le adoro. E niente, quindi vi faccio vedere il prossimo shopping in un altro video. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!